bianconero, il risultato lo sapete già, Milan-Juventus 0-0, lo vedete qua dietro, una brutta partita globalmente, forse un pochettino meglio il primo tempo rispetto al secondo, però secondo me non è che soltanto il brutto campo che ha determinato questa brutta partita, si è vista molta stanchezza, poco gioco, abbastanza fisicità, ci sono stati molti falli, l'arbitraggio, devo dire la verità, malissimo nel primo tempo, malissimo, cartellini gialli dati e non dati, punizioni date e non date, insomma, non mi è piaciuto di bello nel primo tempo, nel secondo però nella norma, anche perché la partita non ha dato grosse preoccupazioni. Diciamo che però, per quello che riguarda la Juventus, il dato che emerge da questa pessima partita sono i 0 tiri in porta in 94 minuti. Cioè, questo non può essere la Juventus. La Juventus di Maifredi, che non andava bene, ma segnava tanti gol, creava occasioni, perdeva, ne prendeva altrettanti. Però non era così, eh? Cioè, questa proprio 0 tiri in porta. Nel primo tempo Cuadrado fa un tiro, perché anche le occasioni da gol, pochissime, Cuadrado nel primo tempo fa un tiro che finisce fuori, non di tantissimo, comunque un tiro sbilenco. Nel secondo tempo il colpo di testa di Morata, che finisce però ad assago perché non inquadra la porta e va a finire a Monza quel colpo di testa lì. Ma per il resto, zero occasioni. Perché zero tiri in porta? Non è possibile. Ma perché tutto questo? Perché non hai attaccanti. La Juve non ha attaccanti, ma non ti puoi presentare da nessuna parte senza attaccanti. E lo stesso Dybala, mi spiace dover parlare sempre di lui, ma visto che il simbolo di questa Juve deve essere Dybala, ecco, il simbolo lo è negativo, perché stasera Dybala, io so già che i dybalisti, me l'hai visto il colpo di tacco, me l'hai visto il colpo al volo d'esterno, non me ne frega niente di queste cose, queste sono cose da giocolieri, da foche, io voglio un giocatore che trascini, non lo è. Non a caso nell'ultimo video avevo detto non mi interessa che segni con la Sampdoria, devi segnare col Milan. Con Milan ha fatto manco un tiro, si è reso mai pericoloso, era più le volte per terra di quello che ha creato. Un'unica volta che era in aria ha voluto fare tutto lui, poteva passare e fare un assist al compagno, non l'ha voluto fare, quindi ha sprecato anche quell'occasione. Non va bene, nel secondo tempo addirittura è sparito, si metteva a giocare laterale, giocava nascondino. Vi piace questo Dybala? A me no. Personalmente, se la Juventus ha deciso di andare su Vlahovic, vada su Vlahovic, lo prenda subito. E se vuole sacrificare Dybala, sacrificherà Dybala. Ma bisogna avere degli attaccanti che segnano, determinanti, concreti. Che anche quando ti capita una sola occasione in una partita, la mettene dentro. Invece stasera, già che non ne crei, poi per giunta il tuo trascinatore fa nulla, poi per carità. Di tutti gli altri vi invito a seguire il live di OR, l'altro video che vedrete pubblicato anche qua, insieme a questo, del post partita, le pagelle le abbiamo fatte con Antonio Romano e Andrea Menon, che è stato il nostro inviato a San Siro, quindi daremo i vari voti, i vari Alessandro, i vari Ken, Morata. È stato veramente un disastro, davanti è stato un disastro, davanti è stato un disastro. Ho sentito Allegri, per Allegri invece va tutto bene così. Viva, viva la Marchesa, viva la Juventus, viva tutto, perché tanto va bene così, bravissimi ragazzi. Ha anche detto, la Juventus lo scudetto no, ma il secondo posto. Allora, per arrivare al secondo posto tu devi superare Atalanta, che ti sta adesso avanti di un punto, ma la prima di meno potrebbe andare a più 4. Il Napoli che è davanti, il Milan che è ancora a 7 punti davanti. Lui ha detto, ma 7 punti, sono 2 vittorie, se gli altri perdono. Se ti arriva l'attaccante, perché con questa squadra, secondo posto, te lo scordi.